Mi chiamo Antonio Covello, sono nato nel 1985 a Cosenza. Ho intrapreso lo studio del pianoforte nel conservatorio della mia città natale e da qualche anno vivo a Milano, dove ho conseguito il diploma di composizione presso il conservatorio Giuseppe Verdi. I due maestri con i quali ho studiato, Michele Pisciotta per il pianoforte ed Alessandro Solbiati per la composizione, rappresentano sicuramente le due figure più importanti per quanto riguarda il mio percorso formativo e di apprendistato. Il primo mi ha sempre stimolato ad ampliare le mie conoscenze oltre lo studio del pianoforte e soprattutto ad interessarmi alla musica del nostro tempo. Ad Alessandro Solbiati devo l'acquisizione di tutto ciò che ho imparato per quanto riguarda il comporre musica. Le capacità tecniche, le riflessioni sulla costruzione formale e sulla pregnanza delle figure, il continuo dialogo con la musica a noi precedente e un rapporto verso il comporre sin da subito serio e professionale. Rappresentano un importante punto di riferimento per me la musica e gli scritti su di essa di compositori quali Gérard Griset, Helmut Lachenmann, Francisco Guerrero e Fausto Romitelli. Le qualità che più apprezzo nei loro lavori sono uno spiccato senso di appartenenza alla tradizione musicale occidentale, la radicalità e la forza delle scelte, l'utilizzo di un suono sporco e contaminato e il gusto dell'ossessione e della ripetizione. Della mia produzione fanno parte composizioni orchestrali, cameristiche, per strumento solo e per elettronica, le quali sono state eseguite sia in Italia che all'estero da interpreti quali il Divertimento Ensemble, l'Ensemble Musaget, il Quartetto Prometeo, i pianisti Maria Grazia Bellocchio e Alfonso Alberti, il soprano Laura Catrani e il percussionista Dario Savron. La composizione con cui mi candido a partecipare a questa masterclass si intitola Schillen ed è un trio per violino, violoncello e pianoforte, scritto nel 2014. Rappresenta un punto di svolta di quello che è il mio percorso compositivo, soprattutto per quanto riguarda la gestione della forma e l'interazione fra le figure. Per la prima volta ho adottato un atteggiamento compositivo basato sulla totale assenza di una pianificazione dettagliata. La composizione si genera in corso d'opera, partendo da poche costanti iniziali, assumendo quasi un carattere rapsodico. Ho sperimentato la ricerca di continuità sulla base di elementi frammentari, in modo da conferire unità al pezzo, attraverso la loro ripetizione, elaborazione e trasformazione. Schillen, in tedesco, significa strabico. È il titolo, oltre che un omaggio al pittore Egon Schiele, il quale in numerosi autoritratti aveva ironizzato sull'ambiguità del suo cognome, testimonia anche l'interesse per la variabilità di punti di vista con cui possono essere osservati uno o più oggetti. Interesse che musicalmente si traduce in figure caratterizzate sempre da un senso di cangianza e inafferrabilità, di strabismo.